Allora, come vi avevo promesso, oggi siamo venuti negli orti dell'azienda agricola Omio Bio. Questi orti li abbiamo iniziati 3 anni fa. Abbiamo cominciato anche grazie allo stimolo che ci ha dato l'associazione Germoglio, che fra le altre cose promuove anche l'agricoltura, e soprattutto che i giovani tornino in agricoltura, un'agricoltura che non inquini. Abbiamo iniziato circa 3 anni fa e abbiamo chiesto la certificazione biologica. Adesso siamo in conversione biologica e dal mese di maggio del prossimo anno, cioè il 2021, diventeremo certificati biologici. In questo momento siamo in autunno inoltrato, siamo al 7 novembre o l'8, 7 novembre, e vi farò vedere gli ortaggi che ci sono ancora in questo periodo. Nella società Omio Bio siamo 3 soci, e oggi ci sono solo io e questo specie di cane che continua a saltellare qua e là, ma non entra nelle mura. L'orto si trova a San Martino di Vignone ed è in mezzo ai boschi, come potete vedere. Là è Vignone. Qua dove adesso c'è tutto l'orto era un bosco. Abbiamo passato mesi e mesi a dover purtroppo abbattere gli alberi e tirare via i ceppi, e piano piano vedrete abbiamo un'estensione di quasi 1 ettaro di terra e coltiviamo ortaggi un po' di tutti i tipi. Come dicevo prima, siamo in novembre, ovviamente ci sono i prodotti autunnali invernali. Allora, cominciamo a farvi vedere. Ad esempio, abbiamo dei rapanelli molto belli, ne abbiamo tondi, ne abbiamo quelli lunghi e sono buonissimi, sono freschissimi perché sono giovani. I rapanelli vengono più facilmente in primavera presto e in autunno. Abbiamo 2 tunnel, in questo momento dopo aver coltivato le zucchine questa primavera presto fino all'estate inoltrata, abbiamo seminato degli spinaci che ora sono pronti, li stiamo già vendendo, e poi abbiamo della bella lattuga gentile. L'altro tunnel ci sono ancora i pomodori che ormai sono quasi completamente finiti, c'è ancora qualche ciliegino e datterino, prossimamente toglieremo tutto e fino alla prossima primavera non ci metteremo niente. Qui abbiamo ancora una aiuola di cavolo nero e poi ne abbiamo anche sotto. C'è ancora qualche finocchio, ma ormai sono finiti. Qui abbiamo delle cime di rapa che sono pronte. E da settimana prossima cominceremo ad averne disponibili. Poi ci sono delle rape che sono già alcune pronte, le rape. E poi abbiamo il tazzoi, che è una
un ortaggio originario della Cina, molto usato in Oriente, e noi lo stiamo coltivando da qualche anno ed è molto buono. E oltre al pak choi abbiamo il tat soi, che è un altro ortaggio orientale. Ecco, è questo. Ha delle rosette verdi scure, è buonissimo. E prossimamente vi farò una ricetta col tat soi. Della cicoria pan di zucchero e dei diversi radicchi rossi variegati. Abbiamo dovuto coprirli tutti con una rete, perché nonostante il filo elettrificato che ci contorna, purtroppo continuano ad entrare i caprioli e sono ghiotti di tutte le cicorie e i radicchi. Per cui abbiamo provato a vedere se mettendo sopra delle reti smettono di mangiarceli. Ho già notato che prima non mangiavano la lattuga, coprendo i radicchi hanno cominciato a mangiare le lattughe. Qui abbiamo della scarola indivia, in questo momento è bella, pronta. E qui abbiamo un altro ortaggio tipico orientale, che è praticamente un'insalata, che si chiama mizuna. E c'è questa qua, colore verde, oppure questa colore rosso-violetto. Arriviamo al reparto cavoli. In questo momento ci sono cavolo verza, che abbiamo delle altre aiuole in un altro campo al di là del torrentello che c'è verso Vignone. Questo è il cavolfiore verde, è ancora un po' piccolo ma ce ne sono già parecchi pronti. Ci sono tutti i cavolfiori bianchi qua. Ne abbiamo tantissimi in questo momento, e questi sono quelli, diciamo, che stanno venendo adesso, e più giù ce ne sono alcuni molto più grandi. Qui, oltre ai cavolfiori e cavoli cappucci eccetera, c'erano i broccoli, che sono diventati bellissimi. Adesso ci sono i broccoletti, che sono i ricacci vicino al broccolo principale, che sono buonissimi. C'erano e c'è ancora qualche peperone, ma ormai appunto siamo troppo in stagione avanzata, c'è ancora qualche peperone, ma ormai sono da togliere anche loro. Qui abbiamo la scarola, molto bella, e purtroppo i caprioli stanno cominciando a mangiarci anche questa. Qui abbiamo una zona, oltre che di broccoli ormai finiti, che ributtano anche loro broccoletti. Abbiamo cavolfiori bianchi, cavolfiore violetto, questi 3-4 aiuole erano radicchi rossi variegati, Treviso. Purtroppo i caprioli ce ne hanno mangiato a centinaia, centinaia. Come potete vedere, cioè, si mangiano via la palla del radicchio, per cui non ha più nessun valore. Questo forse l'hanno risparmiato perché sta un po' marcendo. Questo è un variegato di Lusia. Questi sono i radicchi di Treviso,
purtroppo anche loro tutti completamente mangiati dai caprioli. Qua sono ancora cavolfiori verdi, bianchi, romaneschi e cavoli cappuccio, molto belli. Ci sono verdi o ci sono violetti. E poi c'è ancora delle uole di cavolo nero. Ed ora andiamo al pezzo di orto che abbiamo dall'altra parte. Qui abbiamo un'altra zona di cavolo verza che sono stupende, quest'anno sono venute bellissime, potete vederli. E poi abbiamo una zona di cardi. E poi abbiamo ancora dei porri verso il fondo. E qua c'era la zona delle zucche e adesso non c'è più niente, perché le zucche le abbiamo raccolte tutte. E praticamente vi ho fatto vedere a grandi linee il nostro orto e adesso sapete anche dove prendo la verdura per le mie ricette e spero che anche voi compriate la nostra verdura, che potete trovare anche al negozio a Intra ed è natura. Vi ringrazio, buona giornata.